Passiamo ora all'interrogazione del consigliere Biolè, patrocinio dell'avvocato Luca Procacci a spese della Regione. Prego, collega. Noi abbiamo presentato questa interrogazione a seguito delle delibere di giunta che ci sono state per quanto riguarda il costo dell'avvocato che difende il presidente Cota in seno ai ricorsi elettorali, cui costo appunto ammonta intorno ai 18.000 euro secondo 3 delibere che sono state in giunta. Sicuramente ci pare di ricordare che più volte il presidente ha detto che non avrebbe fatto pesare alla collettività il costo di questi ricorsi e quindi eventualmente della propria difesa. Per cui volevamo capire qual è il criterio secondo cui appunto invece questi 18.000, ma potrebbero essere anche solo 1.800 euro o anche meno, non è importante, è proprio diciamo il metodo per cui sono stati, il criterio secondo cui sono stati addebitati direttamente alla collettività. Visto che non ho diritto di replica, penso che una delle risposte potrebbe essere, come già a volte accennato nelle sue brevi presenze dal Presidente della Giunta, che oltre a difendere comunque la sua persona, deve difendere l'istituzione Regione, perché incontrando la gente, come definisce lui, per la strada, è sicuro che sta tutto quanto dalla sua parte. Facendo un piccolo calcolo, pare che solamente poco più del 30% dei piemontesi gli abbiano dato la fiducia per essere attuale presidente di giunta, per cui la gente mi pare che rappresenti solo una piccola parte di tutti i piemontesi. Grazie. Grazie consigliere Biolè. Prego assessore Cavallera. Grazie presidente. Come noto, a seguito della conclusione del procedimento per l'elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale, sono stati presentati alcuni ricorsi avverso la proclamazione del presidente e dei consiglieri eletti, appunto questa proclamazione è avvenuta da parte della Corte d'Appello di Torino. I ricorsi sono noti, comunque sono il numero 554, 555 e 559, poi sul 554 c'è anche un ricorso ad adiuvandum. L'amministrazione regionale, preso atto della carenza presso l'Avvocatura regionale interna di professionisti esperti nella materia, ovviamente elettorale, che si connota per una particolare complessità, imputabile anche ad un quadro normativo oggetto di plurime e contrastanti interpretazioni giurisprudenziali, ha ritenuto di affidare in via eccezionale ad un professionista esterno la rappresentanza in giudizio dell'ente, che costituisce a tutti gli effetti un servizio di natura occasionale rientrando nell'allegato secondo punto B del decreto legislativo 163/2006, suscettibile appunto di affidamento diretto in economia, allorquando, come nei casi oggetto di interrogazione, il compenso professionale determinato con riferimento ai minimi tariffari sia contenuto quanto all'importo complessivamente concordato entro la soglia di legge, che è 20.000 euro. Per quanto attiene alle motivazioni dell'assunzione a carico del bilancio regionale della spesa per la tutela legale in questione, va sottolineato che l'amministrazione regionale ha un interesse alla funzione e all'espletamento dei compiti pubblici, ad essa affidati appunto dalla Costituzione e dalle leggi vigenti, sicché ciò che qualifica il suo intervento nel processo elettorale è l'interesse al corretto potenziale funzionamento dei propri organi elettivi, cioè la Presidenza e il Consiglio, e di conseguenza al mantenimento della proclamazione degli eletti. In proposito, la giurisprudenza è concorde nel ritenere parte nel giudizio elettorale l'ente al quale la consultazione si riferisce,
allorquando venga dai ricorrenti contestata la proclamazione degli organi elettivi. Diverse sono le valutazioni che potranno essere fatte dall'amministrazione regionale in ordine al danno derivante da una eventuale rinnovazione delle operazioni elettorali e dalla possibile individuazione di soggetti di ciò responsabili. Quindi, per sintetizzare la risposta, ovviamente il difensore che è stato nominato è il difensore della Regione Piemonte ed è stato nominato con delibera di giunta regionale. E per quanto riguarda, e questo non contrasta minimamente, poi con vedere a fronte degli sviluppi della situazione quelli che saranno poi i gravami economici, no? A carico di chi ovviamente sarà valutato sulla base degli approfondimenti che emergeranno dallo svolgimento di tutti gli iter che sono complessi, e quindi certamente quello che il Presidente ha detto sarà senz'altro alla fine attuato.